Diciamo innanzitutto che dopo gli incidenti della scorsa settimana, oggi dentro lo stadio non ci sono stati problemi di ordine pubblico. Ed ecco il montaggio curato da Ennio Manzotti. Berti molto efficace nella prima fase, qui però sbaglia il passaggio a Fontolan. Punizione di Jugovic e parata sicura da parte di Zenga. Qui c'è stato un contatto tra Battistini e Vjerkovod, Collina non è intervenuto. Ed ecco il primo gol della Sampdoria, girata di Lombardo, a vuoto, plat, ma è ottimo il lavoro di Mancini, il suo cross viene deviato da Antonio Paganin, Vjerkovod è pronto, deviazione imprendibile per Zenga. Berti va a cercare Fontolan, pronto il tiro, Mancino, Pagliuca attento sul primo palo, ma proprio dal corner arriva il gol del pareggio, splendido lo stacco di Battistini, peraltro molto preciso anche in questa occasione, il 30° gol in Serie A per Battistini. Mancini si è dato molto da fare, mancava Gullit, ottima giocata da parte del capitano Doriano, colpo di testa da parte di Jugovic che ha provato più volte gli inserimenti. Da Bergkamp a Jonk, soluzione centrale, nessun problema per Pagliuca. Ancora un contatto in area di rigore dell'Inter tra Berti e Mancini stavolta. Poi Lombardo che sbaglia quello che sembrava un facile passaggio a Mancini. Attenzione adesso a questo colpo di testa di Bergamo, intervento di Serena con il braccio destro. Collina ha spiegato che Serena era intervenuto con la testa, qui un errore da parte del direttore di gara. Conclusione di Berti, parata di Pagliuca. E qui siamo nel secondo tempo, è stato fermato Mancini per un presunto fallo di mano, ha protestato a lungo il capitano della Sampdoria, molti gli episodi dubbi in questa partita, qui un episodio emblematico della lentezza di Jonk, che aspetta molto, arriva Platt e gli porta via la palla. Evani, gran sinistro esterno e traversa, Evani uno dei migliori in campo oggi a Marassi. Mancini attende l'arrivo di Jugovic che scarica il suo destro, poi il gol di Evani. C'è un'incertezza da parte di Zenga che certo non è stato all'altezza della sua bravura in questa occasione. Primo gol con la maglia della Sampdoria in campionato per Chicco Evani. Evani bravo anche come suggeritore, qui una deviazione di Battistini sulla conclusione ancora una volta di Jugovic. Poi colpo di testa di Amoruso, andato in campo da Eriksson al posto di Bertarelli. Solo al 36° del secondo tempo si fa vedere l'Inter pericolosamente in attacco con Berti, che poi riprova anche con un colpo di testa fuori bersaglio. Attenzione a questo colpo di tacco di Mancini che nella circostanza si è infortunato, sembra un problema all'adduttore della coscia destra. Ultima chance per pareggiare con Orlando che sbaglia il sinistro e arriva il terzo gol della Sampdoria, grande giocata di Evani e Amoruso mette dentro 6 presenze e 2 gol in Serie A per il giovane Amoruso. Dunque per la Sampdoria una vittoria significativa anche perché ottenuta senza Gullit, il fuoriclasse olandese, ancora alle prese con il mal di schiena, è rimasto in panchina, Eriksson lo ha voluto rischiare in vista della finale di ritorno di Coppa Italia con l'Ancona. Senza Gullit Eriksson ha chiesto più del solito a centrocampisti e difensori gli inserimenti per la conclusione a rete. L'Inter ha tenuto bene il campo nel primo tempo ma ha denunciato un po' di stanchezza nella ripresa, era assente Sosa, non hanno certo brillato né Bergkamp né Jonk. Linea Galeazzi.